qui si tratta di una copertura politica che il commissario Sarro ha da parte di Caldoro, e non solo, perché anche da parte di Renzi, perché Renzi sta facendo delle misure che aumentano la privatizzazione, toglie i soldi ai comuni e aumenta gli incentivi se tu vendi le proprie quote partecipate ai gestori privati. Quindi due leve che dicono privatizza, quindi anche Renzi e Caldoro stanno sulla stessa linea, ma naturalmente devono rispondere anche all'elettorato, quindi dipende noi quanto siamo disposti a mobilitarci su un tema su cui ci siamo già espressi. Noi qui parliamo non come un Movimento 5 Stelle, noi parliamo legittimati da un referendum in cui il 51% dei cittadini si è espresso e ha fatto una scelta. I politici dovrebbero solo obbedire, non dire io sono di sinistra o di sinistra, ma obbedire alla scelta che hanno fatto i cittadini dei comuni e delle città e della regione. Noi diciamo questo, e per obbedire bisogna cacciare Sarro, riportare il potere in mano all'assemblea dei sindaci del lato 3 e istituire una gestione pubblica, quindi creare un gestore pubblico che passa dove, così come si è passato tutto in mano a Dore, si passa tutto in mano di nuovo a un gestore pubblico creato e che risponda alla volontà dei sindaci, quindi democratico, non come sta facendo Caldoro che vuole creare una struttura di missione con 10 soggetti delegati dai sindaci, un altro comitato d'affari.